Ciao, come affrontare gli antagonisti? Beh, intanto bisogna tenere presente questo, che se c'è un antagonista è perché il tuo oggetto di desiderio ti ha messo l'antagonista. Quindi, come dire, non è che hai un oggetto di desiderio che è così limpido, trasparente nei tuoi confronti. Ora, questo antagonista potrebbe essere un ex fidanzato, un'ex fidanzata, oppure potrebbe essere una persona che nell'ombra è sempre più o meno presente, come accade talvolta, perché molte persone hanno comunque qualcuno di cui sono coinvolti, però hanno una relazione così non appagante, per cui lo tengono lì nell'ombra, insomma. Oppure l'antagonista potrebbe essere una persona che interagisce in qualche modo. Ora, quindi ci sono diverse possibilità, ma di fatto se c'è un antagonista è perché questo antagonista ti è stato messo, per cui devi tenere presente questo, quindi non portare sul piedistallo l'oggetto di desiderio, ma l'oggetto di desiderio va fatto saltare giù dal piedistallo, insomma, in qualche modo, quindi devi decoinvolgerti. Comunque, per affrontare l'antagonista, il punto uno è non interagire mai con l'antagonista, cioè non antagonizzare con l'antagonista. Perché nel momento in cui ti scontri, vai a cercare lo scontro, quello è uno stronzo, quello è una stronza, non vedi come ti tratta, tu dovresti stare con me che sono più bravo, per fare un esempio. Oppure, insomma, fai scenate di gelosia, e dove vai, e cosa fai, e qua là, fai pedinamenti, appostamenti, queste cose qua, dai tutto il tuo potenziale, anche se era una ciofeca di potenziale, va all'antagonista. E quindi che succede? Che l'antagonista gode del fatto che tu gli vai contro fondamentalmente. Quindi, semmai deve essere l'antagonista che va contro di te. Quindi, anche perché tu, sei a meno che l'antagonista non sia contento, perché, ad esempio, in una relazione, non so, dove c'è un uomo che tu sei l'ufficiale e come dire, la persona ufficiale, e l'altro è quello che invece va ogni tanto a svuotarsi i coglioni, diciamo così, con la tua compagna, e allora è evidente che da lui non gli frega niente che tu sei, cioè per te tu non, per lui tu non sei un antagonista, insomma, sei solo un coglione, un cretino che sta lì, insomma, e basta. Che si becca tutte le rogne e lui si svuota i testicoli saltuariamente. Ma se invece c'è una relazione un po' diversa, allora non devi antagonizzare. Quello che devi fare è agire sull'oggetto di desiderio. L'oggetto di desiderio è con un push-pull un po' strutturato, cioè all'inizio diciamo, anche se c'è l'antagonista, tu non prendi in considerazione l'antagonista e fai un love bombing di affetto, cioè dai comprensione, dai stima e ascolti la persona senza esprimere giudizi. Quando ti parla di qualcosa, tu fai vedere un ascolto empatico, mantieni un contatto oculare senza esprimere giudizi positivi o negativi, senza neanche dare consigli, soltanto ascoltare. Qua sfrutti più o meno, diciamo, quello che fanno gli psicanalisti, diciamo, per acquisire potenziale, ascoltano e basta. Tu ascolti, fai vedere che sei estasiato da ascoltare, poi magari dentro di te pensi che cavolo ne so, ai numeri del lotto, oppure pensi ai fatti tuoi, però l'importante è che stai con uno sguardo così, diciamo, estasiato ad ascoltare. E poi ti dimostri comprensivo, ti dimostri, diciamo, attento alle sue esigenze, sempre disponibile. Accogli bene questa sua, diciamo, ogni cosa che fa, fai veramente, diciamo così, la persona che si prende cura dell'altro. Se una donna, ad esempio, la coccoli, se fosse un uomo, gli dai attenzione, gli chiedi delle cose. Quindi, una volta che hai fatto questo, gli dai anche un'abitudine, diciamo così, magari il messaggio del buongiorno, il messaggio della buonanotte, usi un vezzeggiativo, cara, tesoro, amore, qualcosa di questo genere, e gli dai un'abitudine per creare comunque da te una sorta di dipendenza. Questo per un po', dopodiché usi la tecnica freeze, cioè congelamento, zac, ti congeli.
diventi più freddo, indifferente, come se fosse successo qualcosa. E poi se ti dice una se ti dice cosa è successo, così, tu dici no, niente, solo che mi sto rendendo conto che abbiamo un carattere che è un po' diverso, mi spiace, non, è colpa mia, non ti preoccupare. E congeli. Ecco, nella fase di congelamento, se hai fatto bene nella prima fase, praticamente lì hai smantellato l'antagonista, perché sentirà una spinta propulsiva nei tuoi confronti. A quel punto lì potrai gestirti al meglio la situazione. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!